vediamo la riduzione al primo quadrante di angoli maggiori dell'angolo giro. Siamo nel sistema sestagesimale, vediamo qui seno di 1650, siamo oltre l'angolo giro. Come si fa? Si scompone questo numero come? Eliminando le parti intere dell'angolo giro. Basta fare 1650 diviso 360 e avete 4 virgola, no? 4 virgola. Quindi vuol dire che ci sono 4 parti intere dell'angolo giro più una quota parte. Se vedete viene 4 per 360 più 210, ritorna a 1650. Dopodiché, siccome abbiamo già fatto 4 volte il giro dell'angolo, il seno di 4 per 360 più 210 è uguale esattamente al seno di 210, ritorna a 210. Quando siamo arrivati qui e abbiamo eliminato la parte multipla dell'angolo giro, ci rimane questo. Qui è una semplice riduzione al primo quadrante. L'angolo è 210, siamo nel terzo. Quindi il seno di 210 lo scomponiamo nelle solite due maniere, o 180 più o 270 meno. Seno di 180 più 30, abbiamo scelto questo, uguale. Terzo quadrante, il seno è meno. 180 è un multiplo pari, rimane seno di che cosa? Dell'angolo di differenza, che è 30. Fate il calcolo con la calcolatrice, ricontrollate, vedete se il seno di 1650 equivale a meno seno di 30. Poi vediamo il seno di un angolo negativo che supera l'angolo giro. Seno di meno alfa, abbiamo visto che è uguale a meno sen alfa, quindi seno di meno alfa uguale a meno sen alfa. Il meno rimane fuori, questo qui lo tratteremo proprio come il caso precedente, quindi scomponiamo l'angolo in multipli di 360, togliamo la parte intera di 360, rimane 340, sempre il meno fuori, il seno di 340. Il meno sta sempre a parte, dobbiamo fare la riduzione classica di questo angolo, seno di 340 gradi, uguale, meno, seno di, abbiamo scelto questa volta 270 più, 270 più, andiamo a vedere, prima cosa, come al solito, il segno. Il seno, questo non questo, il segno di seno di 340, 340 è nel quarto quadrante, il seno è meno, col meno che già c'è diventa più. 270 è un multiplo dispari, è 3 volte l'angolo retto, quindi la funzione da seno diventa coseno di chi dell'angolo differenza, 70. Fate la prova con la calcolatrice, vedete il seno di meno 1780 è uguale al coseno di 70.